Svolta all'orizzonte per la Valle Verde, una luce in fondo al tunnel dopo speranze, disattese e trattative che non sono mai decollate. Ma adesso ci sarebbero buone notizie per l'azienda corianese. Dopo molte vicissitudini e una serie di bandi andati deserti è pervenuta la curatela del Tribunale di Rimini un'offerta irrevocabile per l'acquisto del complesso aziendale, inclusi immobili, beni strumentali e diritti di proprietà intellettuale. A dirlo è l'assessore alle attività economiche del Comune di Coriano, Gianluca Ugolini. In seguito a tale offerta, il giudice ha disposto che ulteriori potenziali acquirenti possano presentare nella cancelleria del Tribunale di Rimini un'offerta al medesimo prezzo, prezzo superiore, ma alle condizioni fissate nell'offerta pervenuta. La data limite fissata è stata stabilita per il 14 maggio, conferma Ugolini. L'amministrazione comunale corianese apprende con soddisfazione che questa offerta contempla, tra i punti fermi che la caratterizzano, la rioccupazione del personale dipendente in maniera graduale e in un tempo concordato di 24 mesi fino ad un massimo dell'80%. Siamo da sempre vicini ai lavoratori di Valle Verde, abbiamo seguito passo a passo le vicissitudini che in questi anni difficili hanno visto l'azienda piano piano riprendere quota, conclude l'assessore Ugolini. Ci sentiamo di dover ringraziare la dottoressa Claudia Bazzotti per aver fatto tutto quanto il possibile per arrivare fino a questo punto. Valle Verde non poteva finire così. Estate, ci auguriamo lo sia ancora uno dei fiori all'occhiello della nostra economia locale che ha portato il Made in Italy prodotto a Coriano in tutto il mondo.